E partiamo, diciamo, con questa seconda parte della prima sessione, dopo appunto questi tre momenti che abbiamo visto su, diciamo così, prima rivoluzione industriale, Fordismo e cosiddetta rivoluzione 4.0. Diamo la parola a Paola Ruda dell'Università di Bologna. Ok, allora parto dal fatto che mi è stato chiesto di affrontare la questione dal punto di vista del lavoro delle donne e della riproduzione sociale, quindi la prima cosa che mi pare utile fare è chiarire che cosa intendo per riproduzione sociale. Perché nell'ambito della teoria politica femminista negli ultimi decenni e molto recentemente in quel filone del femminismo marxista che sta formulando una social reproduction theory, l'accento è posto prevalentemente sul lavoro riproduttivo delle donne, quindi su tutte le attività di procreazione, cura, lavoro domestico, che sono normalmente considerate propriamente femminili e che queste teorie e la critica femminista mirano a considerare come elementi portanti della produzione capitalistica, cioè la precondizione della produzione, dell'accumulazione del capitale è la produzione di persone, di forza lavoro, la loro socializzazione. E questo aspetto è evidentemente essenziale, però, come dire, e pone la questione sia di decifrare il modo in cui il lavoro riproduttivo si riorganizza all'interno delle condizioni capitalistiche della produzione, sia in relazione ai movimenti soggettivi delle donne che rifiutano di occupare determinate posizioni, di svolgere determinate funzioni. C'è però il problema che le donne sono state anche sempre all'interno del lavoro produttivo, e vi sono state incluse in una condizione di subordinazione. Che per fare soltanto un esempio, il celebre gender gap, il divario salariale tra uomini e donne, rende evidente e di cui è un sintomo. Quindi io credo che nel momento in cui si parla di riproduzione si debba anche affrontare la questione di come la subalternità delle donne è prodotta socialmente, di quali sono i processi che determinano una loro inclusione, non soltanto il loro inserimento all'interno di una specifica divisione sessuale del lavoro, ma anche il modo in cui sono incluse all'interno del lavoro in una posizione subordinata. Da questo punto di vista, soltanto per dare un'idea di che cosa intendo, si può fare riferimento agli studi della femminista Nera Belux, che ha fatto un'analisi, una ricostruzione storiografica del ruolo che lo stupro delle donne nere ha avuto nel momento di costituzione della società capitalistica, quindi a partire dalla tratta degli schiavi, facendo dello stupro uno strumento letteralmente di produzione. Di una subordinazione che è contemporaneamente sessuale e razziale, che è stata messa al lavoro non soltanto nella società schiavistica, quindi dentro una divisione sessuale del lavoro che vedeva le donne nere impiegate tanto nei campi quanto in modo servile all'interno delle case, ma che continua all'interno della società capitalistica determinando divisione sessuale del lavoro a chi vengono affidate donne e nere, soprattutto quando diventa salariata, le mansioni di lavoro domestico e di cura e come vengono poi inserite all'interno della forza lavoro, per l'appunto in una posizione del lavoro industriale, per esempio, in una posizione subordinato. Quindi nel momento in cui parlo di riproduzione sociale penso non soltanto al lavoro riproduttivo che è evidentemente centrale, ma anche alle condizioni politiche e sociali, quindi ai processi di svalutazione sessuale e razziale che permettono la produzione del capitale come rapporto sociale e anche contemporaneamente l'estensione e l'intensificazione del suo comando sul lavoro. All'interno di questa cornice vorrei provare a esaminare quattro diverse condizioni di lavoro delle donne che sono assolutamente eterogenee, mi interessano esattamente per la loro eterogeneità e provare a pensare a partire da qui di capire in che modo l'innovazione tecnologica ridetermina queste condizioni. La prima immagine riguarda quella che può essere considerata una condizione effettivamente innovata, diciamo così, dall'innovazione tecnologica, che è la messa al lavoro di donne, delle pulizie, badanti, babysitter, eccetera, attraverso le piattaforme. Piattaforme digitali che si stanno diffondendo, che si sono già
relativamente diffuse negli Stati Uniti. Andy, per esempio, sembra che abbia qualcosa come 5 milioni di opinioni, di rating nella sua piattaforma, per l'appunto, che è appunto Como, Tidy. In Italia stanno cominciando a diffondersi anche adesso, ci sono Stylie o Helpling, sono evidentemente delle modalità di messa al lavoro, del lavoro riproduttivo, diverse da quelle che conosciamo. Non si tratta, per esempio, di un lavoro continuativo, protratto nel tempo, che può essere quello che ha caratterizzato lavori di cura o lavori domestici, anche se, per esempio, una delle differenze che andrebbero fatte è precisamente tra lavori domestici di mera pulizia, per esempio, o lavori di cura, perché bisognerebbe capire quanto e in che misura possono effettivamente essere sostituiti da un'erogazione just in time, soprattutto quando si tratta, per esempio, di cura dei bambini. E cambiano alcuni dettagli che possono sembrare rilevanti, ma non lo sono, per esempio il fatto che in molti casi i mezzi di lavoro sono forniti dagli stessi lavoratori, dalle stesse lavoratrici. Nel 2016 la Harvard Business Review ha definito queste piattaforme l'internet delle cose che tua madre non vuole più fare, in un articolo del luglio 2016 che penso che sia significativo perché fa vedere che rapporto c'è tra questo tipo di innovazione tecnologica e come dire, un rifiuto soggettivo di una divisione sessuale del lavoro, di occupare, di svolgere determinate mansioni e occupare determinate funzioni. E questo rifiuto è a sua volta inserito all'interno di trasformazioni come quelle della salarizzazione del lavoro di cura, che, come hanno fatto emergere negli ultimi anni lavori come quelli di Barbara Ehrenreich, Rothschild o Salazar Parregnas e Francesca Vianello, per esempio, in Italia, si sono riorganizzate lungo catene globali della cura, catene globali della cura dove le mansioni domestiche sono svolte da donne migranti e non a caso, perché la loro condizione giuridica può essere l'illegalità, può essere la necessità di rinnovare un permesso di soggiorno, è qualcosa come pure un progetto soggettivo, raccogliere più denaro possibile, mantenere più salario possibile in modo da rimandarlo a casa nella forma di rimessa, creano comunque una condizione di disponibilità al lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su 7, soprattutto quando anche il domicilio, per esempio, può essere offerto dal datore di lavoro. Ora, tra l'erogazione del lavoro domestico tramite app, un'ora alla settimana, per un giorno alla settimana e così via, e questa condizione di soggezione completa di identificazione del posto di lavoro, del domicilio e così via, ci sono evidentemente delle differenze. Il problema è riconoscere in tutti i casi che non c'è una sostituzione, tanto quanto il lavoro salariato, il lavoro domestico salariato non sostituisce completamente quello gratuito delle donne, non lo cancella, ma semplicemente le condizioni coesistono e sono riorganizzate in modo diverso. E la stessa cosa può essere guardata non da Tidy in California, dalle app per cui, ma da un'altra prospettiva che è quella per esempio delle trasformazioni del lavoro domestico in India. E penso in particolare ad alcuni studi di una ricercatrice dell'Università di Delhi che si chiama Maya John, che ha prodotto un'analisi secondo me molto bella che parte da una rivolta violenta, violentissima, che coinvolge lavoratrici domestiche, polizia e padroni. Padrone, anzi, nella città di Delhi, perché una lavoratrice domestica scompare per 24 ore da un distretto, da una zona residenziale, un distretto residenziale nel quale lavorava, le amiche, le colleghe, le altre lavoratrici non si spiegano questa scomparsa, cominciano a protestare perché non hanno più sue notizie e cominciano gli scontri. Di questo dirò qualcosa tra poco, ma la cosa rilevante è che questo episodio ha luogo in un contesto nel quale i rapporti di lavoro domestico si trasformano da un contesto feudale, servile, caratteristico del periodo coloniale e immediatamente postcoloniale, è una contrattualizzazione dei rapporti di lavoro domestico. C'è un passaggio dallo status al contratto che però non cambia il carattere servile del lavoro perché il fatto che sia erogato nello spazio privato, nello spazio domestico totalmente individuale, crea condizioni di informalizzazione che danno ai padroni
che sono nella maggior parte dei casi donne, un potere evidentemente molto intenso sulle lavoratrici. Infatti il caso di questa donna è che si era nascosta perché minacciata di punizioni corporali in quanto sospettata di furto. Lo studio di questa Maya John dimostra che di gestione della forza lavoro domestica delle donne. E anche in questo caso c'è un elemento soggettivo da sottolineare, cioè il fatto che questo passaggio coincide con le lotte delle caste inferiori contro il sistema feudale, organizzazione servile e del sistema castale, organizzazione servile del lavoro, e corrispondono, sono poi riforme che vengono avviate alla fine degli anni 70, corrispondono a una straordinaria crescita delle migrazioni interne che sono legate per l'appunto ai movimenti del lavoro delle donne. E c'è un aspetto di tutto questo che riguarda come gli uomini si muovono al seguito, importante, ma anche in questo caso stiamo parlando di milioni di donne coinvolte in queste migrazioni interne, che corrispondono ancora una volta anche a dei processi di relativa sostituzione, per cui l'emergenza di donne che studiano e lavorano, si può dire tra virgolette di classe media, innesca anche per l'appunto un processo di salarizzazione del lavoro. Ultima immagine è quella che descrive Saskia Sassen in studi della fine degli anni Ottanta che riguardano affermazione dell'industria dell'alta tecnologia nella Silicon Valley. E Sassen osserva che a questo processo della produzione di alta tecnologia corrispondono altri tre processi coestensivi. Il primo è quello dell'aumento dello sfruttamento della forza lavoro migrante femminile sulle linee di assemblaggio dell'alta tecnologia. La produzione altamente tecnologica corrisponde a una dequalificazione del lavoro che quindi si serve di una forza lavoro che per il suo status giuridico e per il suo sesso è altamente ricattabile, disponibile, vulnerabile, non sindacalizzata, per esempio. E il secondo processo è che tanto più si espandono le industrie tech, tanto più crescono quelle a domicilio, e cioè imprese di lavoro a domicilio, per cui pezzi di questa produzione di alta tecnologia viene svolta tanto nella Silicon Valley, tendenzialmente da migranti ancora una volta, e nello spazio domestico, e quanto nelle zone economiche speciali. Questo è appunto il terzo processo, una espansione su scala transnazionale della linea di produzione dove sono messe al lavoro prevalentemente le donne, come mostrano per esempio gli studi di Aiwa Hong, ma anche quelli di Maria Mies oppure Moanti. Qui si parla di tecnologia di produzione di tecnologia avanzata, ma è un modello di produzione, quello che espande il comando della fabbrica nelle case, nel lavoro a domicilio e attraverso i confini, quindi su scala transnazionale, che da qui, dice Sassen, si diffonde anche ad altri settori come quello tessile. Ora, sono evidentemente condizioni molto diverse, però a me quello che interessa mettere in risalto sono la loro simultaneità e la loro connessione. Non sono processi sostitutivi, ma sono processi profondamente connessi l'uno all'altro, e questa connessione mi interessa farla vedere prima di tutto attraverso una serie di elementi che ritroviamo in tutte queste figure, in tutte queste condizioni di lavoro delle donne. La prima è divisione sessuale del lavoro, evidentemente, cioè una specifica organizzazione patriarcale del lavoro che non viene meno nel momento in cui le mansioni riproduttive di cura diventano lavoro salariato, vengono pagate e non sono più semplicemente gratuite, ma insisto sul fatto che non c'è una sostituzione, o che vengono organizzate dalle app. Le piattaforme che mettono che organizzano il lavoro domestico, il lavoro di pulizie o di cura, hanno una forza lavoro prevalentemente femminile, e questo è un dato che non cambia nonostante adesso sia l'app e non un rapporto servile o il mercato transnazionale a organizzare il rapporto. E la divisione sessuale del lavoro è evidente, è visibile sull'app, proprio perché l'offerta di lavoro e la domanda di lavoro sono di lavoro femminile, ma è operativa anche se si considera la condizione di donne operaie che lavorano nell'industria oppure a domicilio. È implicita, invisibile, ma operativa
operativa, perché è esattamente uno degli elementi materiali che determinano una subordinazione e una specifica posizione di, adesso uso il termine vulnerabilità purché sia chiaro che non è usato in termini politici o naturali, cioè semplicemente avere il lavoro da fare a casa e avere il lavoro da fare in fabbrica significa che lavori due volte e quindi il tuo rapporto con il lavoro salariato non è lo stesso che se non avessi da fare anche tutto il resto. E quello che per esempio Spivak sottolinea è il fatto che le donne non sono messe al lavoro nella catena di montaggio di microprocessori o di qualsiasi altra produzione transnazionale perché, secondo il dogma, hanno dita più agili e sottili, ma perché l'oppressione familiare produce una certa disponibilità della forza lavoro delle donne e condizioni di sfruttamento più intensa. E questo non significa dire che è tutto uguale, cioè le condizioni di sfruttamento, di messa al lavoro sono evidentemente trasformate, per esempio è trasformato lo spazio domestico come spazio attraversato dal dominio patriarcale diventa un luogo di mercato, diventa un luogo di mercato dove il dominio maschile si intreccia con il comando del denaro, perché evidentemente il lavoro è delle donne, è comandato da denaro, che si tratti delle auto, che si tratti delle catene globali della cura, e questo significa che lo stesso denaro è uno strumento di riproduzione della divisione sessuale del lavoro. E questo avviene anche, per esempio, nel lavoro a domicilio, nei luoghi. Contro il dominio dell'impresa che sfrutta le lavoratrici a domicilio abbassando i loro salari, e sono lotte contro i mariti, sto facendo per esempio riferimento agli scioperi del 2012 organizzati dal sindacato di donne Home Women Worker Federation in Pakistan, dove appunto organizzare le lavoratrici a domicilio significa aprire un conflitto con i mariti che non sono così contenti di una presa di parola delle donne. Secondo elemento, mi avvio, non so quanto ho parlato, ma vado avanti, che accomuna queste condizioni sono dei processi di svalorizzazione sessuale e razziale che determinano la modalità di ingresso delle donne nel lavoro salariato produttivo o riproduttivo. E una ricercatrice all'Università della California, Magali Alcazar, ha studiato come funziona TIDY e quello che viene fuori è che, per esempio, non soltanto c'è una preponderanza di donne che offrono i loro servizi, ma i servizi domestici sono tendenzialmente offerti da donne nere, mentre quelli di cura della persona sono prevalentemente offerti da donne bianche. Quindi la piattaforma mette al lavoro una specifica gerarchia sessuata e razziale che diventa regolativa del modo in cui è organizzato questo lavoro riproduttivo. Questo mi pare rilevante anche per dare una definizione, cioè per trattare la questione della tecnologia, che evidentemente non è semplicemente strumento che può essere usato in un modo oppure in un altro, ma incorpora dei rapporti sociali di dominio. E nel 1970, nella dialettica del sesso, Shulamit Firestone dice: certamente la tecnologia, soprattutto quella riproduttiva, ci offre delle possibilità di liberazione dall'oppressione sessuale, però per farlo non possiamo aspettare la sua evoluzione, ma abbiamo bisogno di una rivoluzione, perché la tecnologia in sé e nel suo sviluppo interno è l'espressione di un rapporto sociale che fa dell'oppressione sessuale una delle proprie leve fondamentali. Terzo fattore che caratterizza queste immagini è la mobilità. Tutte le trasformazioni dei rapporti giuridici, delle tecnologie giuridiche come quelle che avvengono in India o di quelle regolazione come quelle che regolano la mobilità del lavoro migrante o quelle delle app in questo caso, sono comunque qualcosa che va messo in relazione e che reagisce, potremmo dire, a una mobilità che si dà come rifiuto dei ruoli,
cioè non voglio più fare le pulizie, quindi questo rapporto deve essere riorganizzato con una mobilità che può essere attraverso i confini. Il lavoro migrante, che voglio dire, sono movimenti che partono anche dal rifiuto di una data di visione internazionale del lavoro, è rimesso al lavoro attraverso tecnologie giuridiche, per esempio, all'interno di catene globali, tanto del valore della, quanto della cura. E vado verso la conclusione. L'ultimo elemento che mi pare rilevante sottolineare, come dicevo da subito, è appunto la simultaneità di queste condizioni. Non si sostituiscono, le app non cancellano il lavoro riproduttivo gratuito delle donne come madri, come figlie o come mogli, e nemmeno la sua organizzazione salariale con una messa al lavoro stabile e continuativa. E nemmeno la produzione industriale, l'organizzazione industriale della produzione, come quella anche che descrive appunto Sassen delle alte tecnologie, cancella altre forme precedenti o arcaiche di messa al lavoro come il lavoro a domicilio. E anzi, io credo che il problema sia esattamente che se si guarda questa cosa dal punto di vista femminista, della riproduzione sociale, del lavoro delle donne, il problema è esattamente mettere in questione la possibilità di parlare di un punto di vista avanzato e di un punto di vista arcaico, perché il problema, come dice Spivak con una frase che a me pare molto efficace, è che il postmoderno riproduce continuamente il moderno su un'altra scena. Questa scena non è necessariamente il sud del mondo, ma può essere appunto la cinta industriale della Silicon Valley. E Spivak fa questo esempio in un modo che ritengo molto interessante, che problematizza anche alcune delle cose dette da chi mi ha preceduta, perché dice, parla di Plato, questo progetto di istruzione informatizzata che è stato venduto a partire dalla metà degli anni Ottanta come ciò che risolverà il problema dell'educazione in tutto il sud del mondo, e lei dice, ok, questo è quello che ci hanno raccontato, l'informatica emanciperà le donne, soltanto che quei computer che ci dovranno trasmettere l'educazione informatizzata li producono operaie coreane che lavorano per una multinazionale americana e che nel 1982, quando hanno scioperato sequestrando gli industriali per avere aumenti salariali, sono state rimesse al loro posto dalla dirigenza aziendale in collaborazione con i mariti. E quindi il modo in cui, come dire, l'organizzazione transnazionale del lavoro mette al lavoro, produce differenziali anche lungo la linea sessuale e del colore, diciamo così, e li sincronizza all'interno delle catene produttive e riproduttive, questo scusatemi l'estrema sintesi, credo che sia l'elemento fondamentale da tenere in considerazione. Non avanzamento con l'idea che ci sia un punto più appunto avanzato di omogeneizzazione, ma sincronizzazione di condizioni eterogenee che sono necessarie, le informazioni ci sono e sono reali, perché è evidente che voglio dire, non c'è un'evoluzione alcuni cambiamenti di facciata, però che è quello che abbiamo davanti, un movimento evolutivo, cioè il capitale all'interno del suo processo di riproduzione, all'interno di questo processo quelle che chiamiamo rivoluzioni sono momenti che continuamente confermano le condizioni fondamentali, cioè i rapporti di dominio che determinano il suo sviluppo. In questo senso il patriarcato riproduce razzismo e il capitalismo riproduce razzismo e gerarchia sessuale. Concludo davvero, scusatemi, la lotta delle lavoratrici domestiche indiane, che, di cui vi parlavo prima, in questo senso non è meno rilevante delle eventuali e possibili proteste contro una app che organizza e regola il lavoro a domicilio. Cioè, se il problema non è pensare a un punto più avanzato dello sviluppo capitalistico, il problema è anche riconoscere che la lotta contro, diciamo così, il comando, l'estensione anche tecnologica del comando del capitale sul lavoro non può essere identificata soltanto con i momenti più avanzati. Punto di vista di un dirigente aziendale probabilmente può apparire così irenica e comunista, è qualcosa che va necessariamente di pari passo con la violenza. L'incremento della violenza contro le donne, per esempio, e contro i migranti, non è un residuo del passato lungo una linea di sviluppo, ma è esattamente la reazione a movimenti soggettivi che mettono in questione
le condizioni di possibilità della riproduzione del capitale.